Artaclim, l'obiettivo principale, è di donner les moyens. L'obiettivo principale di Artaclim è fornire alle istituzioni pubbliche e alle collettività, dunque al territorio, degli strumenti per adattarsi all'impatto dei cambiamenti climatici. Per rispondere nei fatti a questo obiettivo abbiamo immaginato un progetto di ricerca-azione, cioè che questo progetto deve essere in grado di portare la ricerca scientifica fino alla gestione dei territori, cioè nella politica, e che questo trasferimento sia molto facilitato. È evidente che sono due mondi, due visioni delle cose che qualche volta si contrappongono e in ogni caso non sempre hanno la comprensione reciproca. Abbiamo dunque cercato di calare un programma scientifico che in partenza integra problematiche del terreno, problematiche locali, con le sensazioni, le percezioni del loro lavoro degli amministratori e dei decisori. È per questo che il programma scientifico non è di per sé un programma di ricerca pura. Il primo obiettivo è di ricercare attraverso tutti gli studi che già esistono, per evitare di reinventare e rifare cose già fatte, gli impatti dei cambiamenti climatici e come si è già intervenuti sui nostri territori per adattarsi a questi impatti. Gli impatti del cambiamento climatico e, in altri territori, come si sono già debrouillati per s'adattare al cambiamento. In un secondo tempo, quando sarà stato fatto questo stato dei luoghi, si potrà comprendere come questa conoscenza, ed in particolare gli effetti incrociati dei mutamenti climatici, potrà essere integrata in strumenti e metodi che permetteranno di trasferire questa conoscenza direttamente in azioni, regolamentazioni e pianificazioni a livello dei territori. Dunque, l'approccio scientifico del progetto Artaclim è quel che si definisce un approccio di ricerca-azione, vale a dire che bisogna cercare di trovare sia nella ricerca pura, ma anche e soprattutto nelle scienze sociali, il modo di comprendere come trasferire tutte queste conoscenze complesse per semplificarle e fare sì che nei territori ci siano delle azioni veramente efficaci per adattarsi ai cambiamenti climatici.